Stefano Bevilacqua, tecnico della rappresentativa del Trentino. Stefano, alla fine è arrivato un settimo posto dopo questa partita sudata e tirata contro Belluno, un settimo posto che alla fine vi soddisfa? Beh, io direi di sì, e con Belluno anche nelle altre occasioni, anche negli altri precedenti, negli anni precedenti, e è sempre andata così, sempre all'ultimo set, sempre una partita tirata, forse ci assomigliamo un pochino come gioco, proprio per questo si arriva sempre al tie break. Il bilancio direi che è più che soddisfacente, perché noi a queste manifestazioni partecipiamo più che altro per far fare esperienza ai ragazzi, e anche in questa occasione direi che abbiamo fatto un'ottima esperienza. Risultato centrato, insomma, per quanto riguarda fare esperienza a una squadra che comunque ha dentro anche degli under 13. Sì, 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 ecco, la squadra è composta da parecchi under 13, con l'under 14 abbiamo fatto un po' meglio perché abbiamo raggiunto un quinto posto, e comunque vabbè, un settimo posto è vero, un penultimo posto, però l'esperienza che volevamo far fare ai ragazzi l'abbiamo fatta. E direi che queste manifestazioni servono proprio ai nostri ragazzi per confrontarsi con dei livelli che sono purtroppo ancora superiori ai nostri, e che danno proprio stimolo ai ragazzi a migliorare proprio in questo. Delle squadre incontrate ieri, qual è che ti è piaciuta di più? Beh, a me piace Padova anche con Under 14, è una squadra ben impostata, dei buoni fondamentali, e magari non ci sono tanti ragazzi grandi, alti come tutti cerchiamo, però hanno dei buonissimi fondamentali e mettono in crisi qualsiasi tipo di altra squadra che li incontra. Ecco. Quanto è importante avere manifestazioni di questo tipo che permettono di incontrarsi fra scuole diverse, fra realtà diverse, come appunto quelle del Triveneto? Beh, per noi è fondamentale. Ecco, forse una nostra pecca è proprio il livello base dei nostri campionati, purtroppo, per vari motivi, per motivi logistici, di territorio, di numeri, purtroppo il livello nostro è molto più basso, bisogna dirlo, bisogna ammetterlo. E queste sono proprio le occasioni ottime per far capire ai ragazzi proprio che bisogna giocare su altri livelli, con altra grinta, con altre motivazioni, e soprattutto migliorare proprio i fondamentali di base che nei quali noi ancora un po' pecchiamo. Ecco.